Aspetta, aspetta, che l'ora si avvicina. Quando saremo vicini a te, noi ti daremo un'altra legge, un altro re. La vostra schiavitù d'amore e libertà di vita e di pensieri. Vendicheremo noi camicie nere. Sarai antica romana pure tu, faccetta nera. Bella vicina, aspetta e spera che l'ora si avvicina. Quando saremo vicini a te, noi ti daremo un'altra legge, un altro re. Faccetta nera vuol vedere Roma, le chiese, i palazzi e i cupoloni, a Piazza Venezia il Duce e il balcone, al Quirinale la regina e il re. E vedi pure, bella africana, la nostra milionaria civiltà romana, morto l'impero di sei a sé, viva l'Italia, viva il Duce, viva il re. A mio zio ce lo volevano dare la purga, poi c'era un altro suo amico, a Piazza Capomuro, ma ti davano un barattolo così, e te lo dovevi prendere per forza, se no cammino in mangane. Siamo bianco di vita, siamo le terre in tu marcire, dove tu ci vuoi, dove la maggior so, mucche di morte di lente, date d'amore, date d'amore, e noi vanno a tutti i venti, dare nel trico, Perché dice quando passò, chi passò, mi pare, a Mussolini, e lui si rifiutò di mettersi la divisa, perché allora usavano mettere la divisa, e lui si rifiutò. E lui che lavorava alla centrale idroelettrica, lo cacciarono fuori, lo misero fuori per 4 anni. Ricordo della famiglia che mio padre è antifascista per eccellenza, parlava contro Mussolini, sempre contro Mussolini, aveva qualche imprecazione con gli usci, perché dopo tartassare di tasse. I non fascisti erano tartassati di tasse. Il mio fratello, che faceva il servizio di leva da non fascista, appartenendo all'esercito, fece la domanda di licenza per la mietitura. Appena mi sentì che non teneva la tessera di
non veniva ad essere fascista, e non la dire che quello significava che non era fascista. Cioè, altro tu non la puoi avere, non puoi, e non l'ha avuto, questo ricorda sempre. Un'altra cosa brutta che ricordo, mio padre era antifascista, vennero i carabinieri e lo chiamarono in caserma. E mi dissero a casa mia, tu va sulla caserma, bussa, c'è una porta, mi dette tutte le indicazioni. Direi al carabiniere che ti viene ad aprire, voglio papà mio! Feci proprio così. Il carabiniere mi accarezzò e disse, vai a casa che tra poco papà arriverà. Mi ritirai, raccontai tutto, effettivamente dopo poco io lo rilasciai. Beh, noi facciamo la scuola, facciamo il piccolo italiano, facciamo fare con la gonna nera, la blusa bianca, facciamo fare ginnastica, diamo limoni, cioè sono quello spiazzato. Quando si andava al percorso premilitare, ci portavano alla scuola. E quello io mi litigato con la banana di un Fabrizio Petraccone, che ci volevano far portare prete in cui che avevano costruito il percorso di guerra là, come una specie di palestra. Io 4-5, non ne volevo magari certe prete. Allora le ricette a questo tizio, mi ricordo io ricette, stamattina ricette, mi sono alzato alle 6 e sono stato fino a mezz'ora ricette con la rata a mano, ricette, la rata che è la rata veramente, ricette con la numero 7 che voi ricette la conoscete. Poi sono venuto a piedi, sono arrivato a muro, poi mi avete portato qua, ricette, ma io ricette non sono di ferro. Ricette, ma che volete fare facile? C'era molto rigore, c'era la dittatura ed era proibito parlare contro il fascismo. Non si poteva parlare liberamente. Si facevano le elezioni, c'era una sola lista, con una sola lista. E tutta la lista doveva scegliere una persona. Tutti i sardi si andavano a fare le istruzioni. Dal Costa Lastiano all'assalto. Cioè, ci dovevamo preparare. Fare l'assaggiato, dovevamo essere predisposti a fare la guerra nelle coste della Stiana, così si chiamava. Luoghi scoscesi all'assalto. No, e ci stava il fascista, c'era l'obbligo di andare vestito con la divisa, o da vanillo, o da giovane fascista, o da avanguardista. Mio padre non mi poteva comprare la divisa da avanguardista e mi sospesero dalla scuola. Fischio e sasso, il nome squilla. Quel ragazzo di Portoria, perché di intrepido balilla, cambierà nella storia. Era Rò, quel mortaio che nel campo sprofondò, ma il ragazzo fu d'acciaio e la patria liberò. Fischia il sasso, il nome squilla del ragazzo di Portoria, quell'intrepido balilla che la patria rinnovò. Ha detto che un giorno di Pasqua ha trovato una zucchina per me di strada e se l'ha mangiata. Ha sofferto molto, è venuto solo un dolore a mangiare. Ma da dire che vuoi contare che qui deve stare andando fuoco? Che tu ridi? Non ha potuto contare niente, solo da trapazza e ballo. Un anno è stato, è partito il 35. Io ho già avuto un regalo, sono sposata il 30 maggio, il 4 giugno a Ruago porta lettere. Mastro Ricotta ci ha portato un regalo di un matrimonio. E che era? La cartolina di precetta che aveva la guerra. Dopo 5 giorni mi ha portato un regalo, un porta lettere. Io si è salvato, che siamo andati sotto un capitano è morto e chi è rimasto vivo. Questo è stato un anno, povero figlio, un povero marito mio, se tu dici come è arrivato non voglio neanche nominare. Ma quindi per un anno non mi ha mai scritto, l'Africa, l'aveva acceso una lampa a Mussolini che l'ha messo per me. Ricordo, prima di tutto, la caduta del fascismo a settembre che... ero su
se stava giocando a bocce in qualche posto, mi mandarono a comprare del vino qua, dove mi trovo io adesso. E quindi sentivo queste sirene, a spiego qua tutte queste sirene, naturalmente non capivo bene, però si sentiva dire, io ero qua giù a via 25 luglio, sentivo dire c'è caduto il fascismo, è caduto il fascismo. L'avevamo bella, una bella fotografia di Mussolini, una grande fotografia, bella a colore, bellissimo, un bel quadro. Poi dopo invece, quando è sparito, che è venuta la rivoluzione, allora è sparito pure il quadro. È stato arrotolato e messo, non l'abbiamo, mio padre non l'ha buttato, che dice, non si sa mai.